Ci sono delle novità tra gli Achei Crotone. Il nuovo presidente del team, infatti, è Francesco Perri. Compierà 30 anni fra qualche giorno, gioca nella squadra da 13 anni e tutti lo conosciamo come storico capitano. È stato eletto presidente del team il 13 ottobre scorso. Intanto continuano gli open day della squadra per far conoscere ancora di più questo sport. E magari tra i ragazzi che si avvicineranno vi sono gli Achei di domani. Beh, spero che sia una bella presidenza, nel senso la mia ottica è questa: uniti si può fare meglio. C'è un bello staff attorno e riusciremo, speriamo, con il massimo dell'impegno a portare grandi risultati. Non solo la prima squadra, ma ho visto anche bei risultati nella flag football e poi si riparte con le Atenas, la squadra femminile. Sì, quest'anno abbiamo implementato un nuovo settore che è quello del flag senior, abbiamo portato anche degli ottimi risultati, siamo arrivati nella fase finale, siamo arrivate ottave su 36 squadre, un grandissimo risultato alla prima esperienza dopo tanti anni. E continuiamo con il flag femminile che è sempre lì, e le ragazze sono prontissime ad affrontare questo nuovo campionato e quest'anno una nuova novità, ripartiremo anche con il settore giovanile. Tra gli obiettivi? Tra gli obiettivi c'è sempre quello di fare meglio dall'anno precedente. Cosa prevede la vostra roadmap? Allora, abbiamo già avviato lo scouting degli allenatori come facciamo ogni anno, quindi siamo alla ricerca di un allenatore, di uno o più allenatori, non sappiamo ancora, non abbiamo ben definito la rosa. Come al solito li ricerchiamo oltreoceano per avere la massima professionalità sul campo del football americano. Credo che inizieremo con le giornate di Open Day sul campo presto, quindi immaginiamo i primi giorni di novembre, metà novembre, e poi con la preparazione atletica direttamente da fine novembre, per poi iniziare la preparazione tecnica a gennaio. Chi è il buon allenatore di football? Il buon allenatore di football è chi riesce ad avere una quello che gli inglesi, gli americani chiamano player's coach, quello vicino, sicuramente vicino ai propri giocatori, che capisce quali sono le loro esigenze e che riesca ad essere sicuramente un buon mentore. Come ripartono allora le Atenas? Allora, le Atenas sono pronte a ripartire, siamo cariche, non vediamo l'ora di ricominciare questa nuova stagione. E poi lei proviene da una stagione oltreoceano, ha arricchito la sua esperienza, il suo bagaglio? Sì, è stata un'esperienza indescrivibile, è stato bellissimo vivere con la maglia blu addosso, è stato veramente troppo emozionante. E dopo questa esperienza della nazionale cosa vuole dire alle altre Atenas? Che i sogni si avverano se uno lavora duro per ottenere quello che vuole. Siamo un gruppo di ragazzi che lavoriamo per uno scopo, quello di vincere, di creare una squadra più unita. E mo bisogna pensare al campionato alle porte, con quale spirito ci si sta preparando? Sicuramente lo spirito di squadra, che ci ha aiutato anche nella flag. Abbiamo creato un gruppo bellissimo di ragazzi, quindi puntiamo a fare lo stesso anche con la tackle, con la senior. Quando Alessandro Utano pensa a questa maglia, quale emozione prova? Sicuramente famiglia e soprattutto amicizia, perché ho iniziato come tutti, cioè non sapendo cosa fosse, ho solo provato, però poi mi sono innamorato di questo sport e soprattutto dei miei compagni che sono il top. E un saluto a Gabriel. Un saluto a Gabriel sempre. Go Achei. Go Achei, sempre.